Ancora due parole di introduzione da parte mia rispetto al lavoro di ricerca, ricordandovi appunto che vogliamo oggi parlare tanto di questa ricerca che facciamo in due tranche perché non ci siamo vai, tanto appunto il lavoro di ricerca quanto appunto un dibattito più sul presente e sul futuro. E quello che una delle premesse importanti da cui siamo partiti è appunto quello del fatto che dalla fine della guerra fredda in avanti la politica internazionale non è più appannaggio soltanto di una classe di professionisti, ma è di interesse diretto anche dei cittadini e delle loro organizzazioni. I sostenitori dell'idea di questa trasformazione, di questa società civile che lavora attraverso i confini, hanno visto anche nella mobilitazione dei Balcani un'espressione della società civile italiana, ma anche europea, verso i Balcani, un'espressione di questa politica dal basso, di questa capacità di azione attraverso i confini stato-nazionali. I riferimenti alla mobilitazione quindi ci sono, ma sono prevalentemente a margine di studi accademici o in elaborazioni su altri temi realizzati da alcuni dei protagonisti di quella stagione. Mancava invece una riflessione puntuale che provasse a dare una visione d'insieme di quell'esperienza. Abbiamo quindi provato a rilanciare con una ricerca multidisciplinare, convinti che fosse necessario riportare all'attenzione di questa stagione politica e sociale, tanto della comunità scientifica quanto della discussione pubblica, perché in qualche modo ci sembrava che si stesse dimenticando un pezzo così rilevante della nostra storia, della storia europea. Il gruppo di ricerca che ho avuto il piacere di coordinare ha visto coinvolti quindi uno storico, Marco Abramo, una sociologa, Marzia Bona, qualitativa, Aragretto, e due colleghi a Genova, a cui poi daremo la parola. E come gruppo di lavoro abbiamo lavorato cercando di gridare metodologie, conoscenze, e a breve ognuno avrà modo di mostrarvi un pezzo di questa ricerca che è stata però appunto frutto di un lavoro collettivo. Un comitato scientifico, anche questo multidisciplinare, ci ha aiutato in questo sforzo. Da ciascun componente abbiamo ricevuto indicazioni metodologiche differenti e che convergevano tutte con l'obiettivo di ricostruire questo pezzo di esperienza collettiva, di offrire un approfondimento sul coinvolgimento della società civile intesa anche come vera e propria provincia italiana, come capillare attività della nostra società. Con altri elementi per farci capire il fenomeno.
cambio anche appunto su di questa movimentazione. E ci siamo integrati, ci siamo interrogati quindi su un'esperienza significativa, empiricamente parlando, ho citato all'inizio i nomi delle stime di questo stesso fenomeno, e abbiamo provato ad adozzare alcuni aspetti teorici, nello specifico sia sulla natura internazionale di questo fenomeno che rispetto al significato nel mondo del terzo settore o del volontariato, di cui ci parleremo più avanti alla prossima. La movimentazione infatti riguarda anche migliaia di cittadini che agivano rispetto al proprio paese in un ambito, in un contesto fuori dai propri confini, e la loro azione politica quindi richiedeva un attraversamento degli stessi, confini fisici, ma anche confini culturali, confini ideologici. E, ci siamo ispirati anche già negli anni 90 aveva proposto un approccio originale al tema della sofferenza a distanza, dell'intervento che in alcuni casi sa provocare. E, a compendio del nostro lavoro di ricerca abbiamo anche stimolato un crowdsourcing, abbiamo cercato di stimolare tra di voi partecipanti del suo convegno e nella società italiana di senso lato uno sforzo di recupero volontario spontaneo di testimonianze scritte, fotografie degli anni 90. Li abbiamo raccolti sulla nostra piattaforma, l'Osservatorio Balcanicale, caso appunto grazie al contributo dei protagonisti di quella stagione. Siamo molto grati a chi quindi ci ha messo a disposizione il materiale e sappiamo che ce n'è tantissimo che ancora andrebbe raccolto e speriamo che col tempo, anche stimolato da questo nostro lavoro, tutto questo mondo di testimonianze, scritte, immagini sia in qualche modo raccolto. Abbiamo dedicato attenzione anche alla digitalizzazione dei video amatoriali realizzati in quegli anni e questo patrimonio audiovisivo è certamente unico ed è inedito ed è certamente di grandissimo stile. Sul nostro sito trovate alcune degli estratti di questo sforzo di risorse. Abbiamo quindi aperto viste d'indagine e abbiamo iniziato una ricostruzione, l'abbiamo completata e anzi ci auguriamo che dal nostro lavoro appunto venga raccolto da qualcun altro, se non saremo noi stessi a poterlo costruire. Una breve sintesi, giusto prima di lasciare la parola ai miei colleghi, per in brevissimo ricordare le tappe di questa mobilitazione. Le prime iniziative furono manifestazioni contro la guerra, a sostegno del movimento pacifista che nel frattempo stava nascendo nella Jugoslavia in dissoluzione, fin dai primi giorni del conflitto. Già a partire dall'autunno del 91 la mobilitazione conosce un primo slancio, un'attivazione con gruppi che iniziano a portare sostegno, supporto concreto alle popolazioni colpite dal conflitto. In prima linea certamente il mondo cattolico, anche grazie alle strutture della Caritas, ma anche tanti gruppi informali di cittadini che sorgono proprio per coordinare e attivare l'intervento umanitario nei territori. L'intervento è rivolto inizialmente ai campi profughi in Slovenia e Croazia e si concentra sulla raccolta e distribuzione di generi di prima necessità. Grazie anche all'enfasi mediatica che si costruiva intorno a queste guerre, la mobilitazione italiana verso i Balcani diventa una grande esperienza collettiva, che appunto è ramificata fino nelle più remote province italiane e che a un certo punto ha bisogno di un coordinamento di tutte queste realtà che partecipano al movimento e che intensificano il loro lavoro. E già nel maggio del 1993 nasce un consorzio di coordinamento, il noto consorzio italiano di solidarietà. Il movimento, non senza difficoltà e contraddizioni, cerca di garantire il sostegno alle opposizioni politiche che sono presenti e che si attivano sul territorio dell'ex Jugoslavia. Organizzano marce volte a rompere l'assedio di Sarajevo in più occasioni, marce che fecero la storia del movimento e ampliarono fortemente la visibilità, ma ricevettero anche critiche dagli stessi pacifisti balcanici con le quali in realtà si voleva iniziare un'azione politica transnazionale. Nel dicembre del 92 furono 500 le persone che per la maggior parte italiani riuscirono ad entrare nella Sarajevo assediata e diedero vita all'esperienza che, nella memoria di molti, rimane il maggior successo della diplomazia popolare. A meno di un anno di distanza è l'esperienza del Mirsada, che poi
riporta altre 2.000 persone a inoltrarsi nella Bosnia del 93. Il movimento fu frammentato, variegato al suo interno e laboratorie pratiche innovative, di rottura, circa l'intervento della società civile nei conflitti e in generale nella politica internazionale. E la nostra ricerca le prova a riproporre, mettendo in luce in particolare le idee che allora si affermarono di solidarietà concreta e di diplomazia popolare, di cui ci parlerà più tardi Marzia Bonna. D'altra parte non mancarono forti contrasti, lacerazioni sulle modalità di intervento, sull'organizzazione dei conflitti umanitari, su come le strategie di interposizione non violenta potessero mettersi in moto. Lacerazioni che si verificarono soprattutto rispetto al tema dell'intervento armato da parte della comunità internazionale, e fu questo il caso tanto dell'intervento della NATO in Bosnia che negli anni dopo in Kosovo. Dal lavoro collettivo di ricerca che oggi discutiamo emergono molti aspetti interessanti, spero che saremo in grado di mostrarveli. Ve li presentiamo in sintesi in poco tempo e contiamo però di pubblicare più avanti, sperando quindi di riuscire a dare il quadro più ampio di tutte le cose importanti che la nostra ricerca ha evidenziato e in generale ribadisco sul fatto che questo è un fenomeno che merita di essere approfondito. Lascio quindi la parola a Marco Afram, che ha lavorato appunto con i metodi della storia orale, con la raccolta e l'analisi di fonti archivistiche disponibili, alla ricostruzione storica tanto del quadro nazionale che di quello locale. Perché ci introduca al tema, iniziando la disamina proprio del caso Trentino, per cogliere appunto in particolare